Benvenuti da Gianluca Esposito di Edizioni Intra. Quando Cenere viene pubblicato nel 1904, Grazia Deledda vive ormai da alcuni anni a Roma, dove frequenta significativi ambienti culturali e ha una vasta rete di relazioni con artisti e intellettuali, editori e critici, poeti e scrittori, e progetta di integrare la formazione di autodidatta mentre il suo successo si diffonde anche all'estero. Alle spalle ha la complessa esperienza nuorese. La formazione umana e artistica si svolge nell'intreccio con le drammatiche vicende della famiglia e con la storia della società barbaricina negli ultimi decenni del secolo. Da un lato la cultura antropologica della comunità dell'interno, radice e risorsa della sua arte, dall'altro le dinamiche economiche, politiche e culturali di Nuoro e della Sardegna dopo l'ingresso nel nuovo Stato unitario. Il romanzo narra dell'assenza di una madre che, persa dietro una passione incontrollabile per un uomo, lascerà suo figlio nella casa paterna per rientrare solo alla fine della storia. Il figlio, allevato da una matrigna benevola e affettuosa, percorrerà tutto il sentiero della sua vita tra aspirazioni personali di un affrancamento definitivo dalla miseria del paese e la ricerca ossessiva della madre. Romanzo della maturità, Cenere incarna tutte le straordinarie qualità della Deledda, quella poetica della vita, della natura e della memoria che le valsero la fama e il premio Nobel nel 1926. Dal romanzo fu tratto anche l'omonimo film muto del 1916, diretto ed interpretato da Febo Mari, nel quale si registra l'unica interpretazione cinematografica della celebre attrice teatrale Eleonora Duse. Buona lettura!